A questo punto diamo spazio a delle domande e dopodiché procederemo a cercare di trarre delle conclusioni di questo convegno, perché è molto importante stabilire sia dal punto scientifico ma poi anche per la questione locale di Potenza Picena, dopo quello che ci siamo detto, che cosa si fa? Un piccolo spazio per le domande. Salve, mi chiamo Gianluca Nardi Antonelli. Senti, ho visto riguardo insomma all'elettromagnetismo diversi campi di applicazione dal GSM, OMTS ai radar, e non ho visto, forse perché magari è un aspetto che riguarda più l'aspetto militare, l'applicazione nel campo del, diciamo, usando l'ARP, cioè il sistema, diciamo, che ha di difesa il Pentagono, che chiaramente non è solo in America, negli Stati Uniti, ma anche in altre parti del mondo. Quindi l'applicazione all'elettromagnetismo sfruttando la ionosfera, rilasciandomi alla domanda che ha fatto prima il signore riguardo al chemtrail, diciamo la cosa è anche in parte abbinata al fatto del potenziale danno che può dare l'ARP, insomma. Se voi avete gli studi in merito, se eventualmente risponde dove si possono trovare. Grazie. Sì, il sistema ARP è un sistema che è stato costruito per comunicare attraverso la riflessione di segnali di bassa frequenza con i sottomarini in immersione. E è una delle tante applicazioni militari delle onde elettromagnetiche che è stata fatta senza tener conto delle profonde alterazioni che l'uso di questo segnale, che prevede 3,6 gigawatt di potenza, causa al campo elettrico naturale a terra. Esisteva fino a un po' di tempo fa una simulazione fatta da un tecnico coinvolto in questo progetto che si chiamava Rowland, e che appunto dimostrava che l'uso di queste potenze sparate verso la ionosfera produce una profonda alterazione per centinaia di chilometri quadrati a terra. E purtroppo sono cose che sono al di fuori del controllo della popolazione, vengono imposte e utilizzate senza... mettendo in pericolo la popolazione senza averne l'autorizzazione. Ce ne sono molte altre di queste cose. Una domanda veloce agli avvocati. Abbiamo capito che dal punto di vista legislativo le armi sono piuttosto spuntate nel caso della tutela dell'ambiente. Ma se in un territorio, che può essere Potenza Picena, può essere Rocca di Papa o qualsiasi altro territorio, si ammalano i bambini, si ammalano le persone muoiono e muoiono in maniera significativamente superiore a quello che è un brutto verbo, l'atteso, che cosa si può fare in questo caso? Nel senso, si tratta di omicidio in ogni caso. Sì, teoricamente si tratterebbe di omicidio. Il punto è, io poi sono andato letteralmente con l'accetta durante il mio confuso intervento e me ne scuso, però il punto è che perché si possa configurare un omicidio colposo bisogna accertare fondamentalmente il nesso causale fra l'esposizione all'inquinante, chiamiamolo così per capirci, e l'induzione della malattia. Allora, qui in questo tipo di processi c'è una categoria di soggetti che ha un ruolo pari per importanza, se non superiore, a quella degli stessi operatori del diritto, cioè a quella del giudice, del PM e delle parti private. Questa categoria di soggetti sono gli scienziati. Questi sono processi nei quali molte volte per un malinteso senso, diciamo così, del rapporto fra il giudice e la scienza, il giudice molte volte abdica letteralmente alla sua funzione di giurisdizione
addirittura in alcuni casi prima ancora del giudice lo fa il pubblico ministero chiedendo l'archiviazione, perché non ci sarebbe anzitutto unanimità nella comunità scientifica sulla legge scientifica? Il rapporto in altri contesti, se possibile decisamente più drammatici di questo, per esempio relativo al rapporto nesso causale fra cloruro di vinile monomero e tutte le altre patologie diverse dall'angiosarcoma epatico. Secondo una certa interpretazione giurisprudenziale che ha avuto nella mia procura di riferimento, ahimè, un caposaldo, siccome nella comunità scientifica non ci sarebbe unanimità di consensi fra il nesso causale, in ordine al nesso causale fra l'esposizione a CVM ed ogni altro tipo di patologia tumorale differente dall'angiosarcoma epatico, non ci sarebbe a monte la possibilità di accertarlo questo nesso causale neanche in termini di causalità generale, e quindi a maggior ragione poi rispetto ai singoli casi. Oppure, questo per quanto riguarda la causalità, diciamo, generale, per quanto riguarda la causalità individuale, il rapporto con i fattori confondenti, molte volte, diciamo così, non molto genuino, che viene indotto da parte dei consulenti tecnici degli imputati nei confronti del pubblico ministero prima e del giudice dopo, i fattori confondenti, in particolare la presenza di eventuali altre cause giustificative della patologia insorta, in chiave necessariamente alternativa e mai concausale. Che vuol dire? Rapporto, il caso classico di scuola, tumore al polmone, esposizione ad amianto in capo a carico di un lavoratore che ha lavorato a contatto con l'amianto e che però era pure fumatore. Allora, secondo la comunità scientifica, diciamo maggioritaria, da quello che ho capito io, ci sarebbe un effetto sinergico fra fumo ed amianto nell'induzione del carcinoma polmonare. Secondo altre opinioni scientifiche, invece, il fumo sarebbe di suo sufficiente ad indurre il tumore al polmone, e quindi in quanto tale sarebbe perciò stesso automaticamente un fattore alternativo escludente il nesso causale e non anche un fattore sinergico concausale, che quindi rafforza, moltiplica l'efficacia causale del primo fattore che potremmo individuare nell'amianto. Che voglio dire con tutto questo? Voglio arrivare esattamente alla questione letteralmente nevralgica cui accennava stamattina il professore Bonapace. La scienza non è neutra. Un operaio della Solvay di Rosignano Marittima, intervistato in una splendida trasmissione di qualche anno fa, diceva la scienza non è neutra, la scienza è di chi la paga, perché pagando si può far dire alla scienza tutto quello che vuole, come che si vuole ascoltare dalla scienza stessa. Da questo punto di vista, l'operatore del diritto è per molti versi veramente disarmato in ambito penale. Perché se in un processo per decine di morti da esposizione a CVM il baronetto inglese Sir Richard Doll viene a spiegare tramite una dotta relazione di consulenza tecnica di parte al giudice che non è provato il nesso causale fra CVM ed epatocarcinoma, e siccome quello è baronetto e c'ha tutti i titoli e c'ha tutti i crismi, il giudice è anche portato, diciamo, a prenderlo sul serio. Poi viene fuori, qualche anno dopo, che Sir Richard Doll non era esattamente limpido e disinteressato, era anzi al libro paga prima della Monsanto e poi della Philip Morris, e quindi tu, come dire, ti viene qualche dubbio sulla genuinità e sulla scientificità di quel parere. Intanto il processo è stato archiviato o c'è stata l'assoluzione degli imputati. Da questo punto di vista,
qualche chance di successo, la dico così molto terra terra, in questo tipo di processi può esserci, può venire soltanto da un'alleanza organica almeno fra due se non più categorie di soggetti destinati a rivestire il ruolo di protagonisti in questi processi penali. Gli operatori del diritto, i legali, come dire, schierati in un certo senso, grosso modo a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, gli scienziati che condividano questa impostazione e che mettano la loro scienza al servizio quantomeno del disvelamento di quei veri e propri fattori di confondimento che sono costituiti da queste teorie scientifiche a gettone. Non mi vergogno e non, come dire, non mi perito di adottare questo tipo di locuzione, perché molte consulenze tecniche scientifiche di parte che arrivano nei processi penali, come dire, rasentano gli atti osceni in luogo pubblico sotto il profilo della qualificazione morale prima che giuridica degli stessi. Allora, se non c'è una alleanza seria fra questi soggetti che affronti il problema a monte nei confronti del giudice, cioè il disvelamento dei conflitti di interesse degli scienziati, noi purtroppo ci troveremo nella condizione di piangere regolarmente i morti senza neppure poterci sognare minimamente di dar loro giustizia. Grazie. In realtà non c'è spazio per altre domande. Ci dispiace molto, ma dobbiamo passare adesso al momento centrale di questo convegno, nel senso che abbiamo realizzato un riassunto di quelle che sono state le evidenze scientifiche e prodotte dagli esperti che sono intervenuti questa mattina, con delle conclusioni. E proverò a leggervele perché le abbiamo scritte in inglese. Il convegno di oggi... Ah, non avevo capito, chiedo scusa. Chiedo scusa. Questa non funziona. No, perché qui sta passando è passato un messaggio che è pessimo. Quali sono gli interessi degli scienziati? Gli scienziati, se sono scienziati, dicono la verità scientifica, altrimenti devono andare fuori dalla comunità scientifica. Magari. Io ho dei miei colleghi che hanno detto, e ce l'ho nella mia università, che hanno detto che i militari esposti all'uranio impoverito non erano ammalati per quel motivo. Poi si è dimostrato, ma questi miei colleghi, che non sono miei colleghi, non è stato fatto nulla. Nel mondo della scienza esiste una legge irrevocabile. Se uno scienziato fa un errore, la comunità scientifica lo perdona con una certa difficoltà. Ma se uno scienziato commette il reato gravissimo di falsare i dati, fare dare dei dati falsi, la comunità scientifica non lo perdonerà mai, viene espulso completamente. Ci sono stati dei casi nel passato, quindi io non l'accetto il discorso di dire che gli scienziati devono risolvere i loro problemi, i loro interessi, i conflitti di interesse. Mi dispiace, questa è uno scaricare certe responsabilità politiche che poi vengono rinviate sull'Accademia. Sono stati i politici che hanno pilotato alcuni scienziati, e si potrebbero fare dei nomi molto illustri, che sono stati anche ministri. Mi dispiace, ma questo non lo accetto. Ci fosse, ma non può essere. No, la realtà dei fatti, per quello che è dato sapere, diciamo, a livello giornalistico, è che in realtà gli studi, almeno per quanto riguarda i campi elettromagnetici, finanziati dall'industria, anche se con dei sistemi di mascheramento, da fondazioni che sono a loro volta sostenute dall'industria delle telecomunicazioni, sono progettati apposta per non trovare niente. Purtroppo c'è stato prima un blocco delle slide del professor Alder, ma lui proprio lì va a parare, nel senso che se noi mettiamo nel gruppo degli esposti, nel gruppo di controllo, dei soggetti che sono entrambi esposti a radiofrequenza, però
uno ai cellulari e l'altro al cordless, è chiaro che troveremo dei risultati simili, per cui questa è proprio la cattiva fede che ci fa venire il sospetto che quando i soldi vengono dall'industria delle telecomunicazioni, anche se con dei sistemi di mascheramento, questi personaggi vengono chiamati anche dalla Commissione Europea. E noi come associazione 2 anni fa ci siamo battuti fortemente contro la Commissione Europea, che continua a chiamare sempre gli stessi scienziati, scienziati che ricevono finanziamenti da fondazioni sostenute dall'industria delle telecomunicazioni, e ne fanno parte tra l'altro anche esponenti come i rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa cosa a noi cittadini sembra scandalosa, a voi scienziati non lo è abbastanza, tanto da creare una rivoluzione interna alla vostra categoria professionale. Perché, se mi permette, dottoressa, professore, non posso essere io l'ultimo modestissimo artigiano del diritto di provincia a mettere in discussione la credibilità scientifica di un docente, di un cattedratico che viene indicato come consulente tecnico di parte dagli imputati. Io non ho i titoli, non sono nessuno, non sarei credibile. Se io di fianco a me però ho 1, 2, 3 consulenti scientifici di parte, e questo mi è capitato, che mi trovano le pubblicazioni di quel docente nelle quali affermava cose di segno radicalmente opposto 20 anni prima rispetto a quelle che viene a propalarmi in udienza in quella mattina, io c'ho qualche elemento da sottoporre al giudice a chiarimento della credibilità complessiva di quello scienziato. Ma non sono io che, motu proprio mio, posso dire al giudice: questo non è uno scienziato, non lo voglio nel processo perché l'ha espulso la comunità scientifica. Come, più che non essere credibile, sarei proprio ridicolo se mi arrogassi un diritto del genere. Il professor Henry Lai, qui presente, ha proprio fatto una distinzione tra gli studi finanziati dall'industria e quelli indipendenti, e guarda caso quelli finanziati dall'industria trovano molto meno effetti di quelli indipendenti. Ma bisogna anche ricordare che la sentenza di Brescia, che mette in correlazione l'insorgenza del tumore al trigemino con l'uso del cellulare, è stata vinta per un semplicissimo motivo: perché il CTU ha accettato la posizione del consulente di parte, che ha distinto le conclusioni degli studi indipendenti da quelli prodotti dagli studi finanziati dall'industria delle telecomunicazioni. E il CTU ha detto: a me interessano solo quelli degli studi indipendenti. E lì è stata vinta la causa. Quindi il problema dell'indipendenza economica degli scienziati è un pochino più spinosa, diciamo. Allora abbiamo un'ultimissima domanda che ci è stata richiesta da Città Prestata e la dobbiamo concedere. Microfono. Più che una domanda è una richiesta di intervento e ringraziamento per gli organizzatori e per la signora Maggini Mazzarella che mi ha invitato. Sono partito da Messina e sono qua. Io credo che è interessante questo convegno, ma si gira attorno al problema che è legato alla mancanza di sovranità di questo paese. Mancanza di sovranità che è data dal 1943, dalle clausole segrete dell'armistizio di Cassibile. Qual è il problema? Il problema è che questo radar militare, insieme a fa parte di una rete, costituita da metà degli anni 50, dagli angloamericani, dagli americani, dai nordamericani, che sono i veri padroni di questo paese. Questo è il punto. Qualche precisazione, perché se no, anche in buona fede, la retorica prevale. La Costituzione italiana, promulgata nel 48, repubblicana e antifascista, è stata congelata dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 da Romano Prodi e Massimo D'Alema, ed è entrato in vigore il Trattato di Lisbona anche nel nostro paese nel 2009. Questo vuol dire che l'articolo 32 non ha più alcun valore, come tutti gli altri articoli della Costituzione italiana. Purtroppo qui la nocività è una strategia militare. Il vero problema è che le élite militari stanno corrodendo e erodendo la democrazia in tutto il mondo, non soltanto in Italia. I magistrati hanno le mani legate. Sono state presentate alla Procura della Repubblica competente in loco 23 denunce documentate. L'ultima era stradocumentata, eppure è stata archiviata. Qual è il problema? Che se anche ci fosse un magistrato a Berlino, un giudice a Berlino, ha le mani legate. Perché, come è stato per il caso delle bombe nucleari B61 a caduta gravitazionali, che hanno una potenza cada una di 170 kilotoni, ne abbiamo 90 in Italia, a Ghedi e ad Aviano, 40-50, qualche anno fa la Cassazione... Le chiedo scusa, guardi, noi le avevamo dato spazio per una domanda, lei sta facendo un comizio che ci allontana dagli obiettivi di questo convegno. Veramente mi è stato richiesto un intervento, quindi abbiate pazienza,
se volete impedirmi di concludere, ma sono qua per un intervento veramente, non porre domande. Ecco, la chiusa di tutto è che il problema è legato a una consapevolezza critica informativa dell'opinione pubblica e una mobilitazione popolare sulla base. Noi siamo qui apposta per colmare questa carenza. Grazie. Grazie. Mi accingo a leggere la risoluzione che è stata sottoscritta da tutti i relatori intervenuti oggi. Le conclusioni del convegno di Potenza Picena sono che i radar usano radiofrequenza pulsata che causa effetti biologici caratteristici che sono più invasivi dei campi elettromagnetici non pulsati. La radiofrequenza causa effetti enzimatici con reazioni che dipendono dal tempo di nanosecondi, mentre le radiofrequenze pulsate emesse dai radar accadono ogni millisecondi. Perciò questo suggerisce che ciascun evento pulsato può causare diversi effetti enzimatici. I segnali pulsati possono indurre modificazioni significative sulla regolazione del DNA come effetto della metilazione del genoma. La letteratura scientifica conclude che gli effetti biologici e sulla salute possono avvenire a livelli bassi di intensità di esposizione e l'esposizione cronica può rendere gli organismi viventi più suscettibili agli effetti dei campi elettromagnetici. La monografia dell'ICEM, di cui ha parlato Livio Giuliani, conclude che esistono effetti non termici di azione dei campi elettromagnetici, comprese le radiofrequenze, sulla materia vivente. Gli esperimenti sulle cellule in coltura nelle aree residenziali di Potenza Picena hanno dimostrato che il radar attiva segnali di apoptosi per esposizioni brevi e invece segnali di sopravvivenza cellulare per esposizioni superiori alle 24 ore. I risultati preliminari di studi su animali mostrano che la radiofrequenza è un agente di cocancerogenesi. La radiofrequenza induce stress ossidativo nei tessuti e negli organismi viventi. Diversi studi epidemiologici dimostrano che c'è un aumento significativo di rischi per la salute sulla popolazione esposta a radiofrequenza pulsata. E ulteriori studi servono per concludere, trarre delle conclusioni soprattutto per la radiofrequenza pulsata. La letteratura scientifica suggerisce che bisognerebbe adottare il principio di precauzione per i campi elettromagnetici a livello internazionale. Conclusioni. Servono standard di sicurezza per i campi elettromagnetici più stringenti e devono essere adottati dai governi e dalle agenzie di salute pubblica perché gli standard esistenti sono obsoleti e non si basano sulla letteratura scientifica recente che tratta di effetti biologici. Secondo il principio di precauzione, bisognerebbe ridurre le fonti di radiofrequenza il più possibile, perché oggi non è possibile stabilire un limite di sicurezza sotto al quale non ci sono effetti biologici. Le fonti di radiofrequenza dovrebbero essere tenute distanti dalle aree residenziali. In particolare per le fonti di radiofrequenza pulsata, come i radar e le antenne WiMAX, la distanza dalla fonte del campo elettromagnetico dovrebbe essere maggiore, perché ci sono effetti biologici maggiori rispetto ai segnali non pulsati. Il Wi-Fi non dovrebbe essere situato nelle scuole e nelle aree pubbliche, perché hanno delle caratteristiche simili a quelle dei segnali pulsati. Il principio di precauzione suggerisce di usare una cautela speciale per le persone più giovani e per quelle suscettibili, come coloro che sono affetti da elettrosensibilità, una condizione che sta crescendo nelle società moderne e che fa ammalare le persone che si espongono a campi elettromagnetici, anche a livelli molto bassi. Questa è la risoluzione degli scienziati relativa in generale a radiofrequenza e radar. Mi accingo ora a leggervi brevemente la risoluzione che gli stessi scienziati, ma anche le associazioni e gli avvocati, hanno sottoscritto per la questione locale specifica qui del radar di Potenza Picena. Allora, il congresso internazionale di oggi ha scoperto diverse evidenze scientifiche riguardanti il radar di Potenza Picena, tra cui un'alterazione della vitalità cellulare nelle cellule in coltura esposte al radar in condizioni controllate nella cella TEM, con un'attivazione dell'apoptosi per esposizioni a breve termine e un'attivazione dei segnali di sopravvivenza per esposizioni di 48 ore.
Le colture di cellule nelle case di Potenza Picena, esposte al segnale radar, hanno dimostrato le stesse alterazioni degli studi in vitro. La metilazione del DNA avviene e è avvenuta per queste cellule esposte e potrebbe essere responsabile di danni genetici per esposizioni a lungo termine, anche per basse dosi. Lo studio epidemiologico del periodo 1986-1991 ha mostrato un aumento significativo del rischio di tumore e del rischio di infarto e anche di ictus. Date queste evidenze, e le persone qui di seguito che firmano si sentono moralmente impegnate a dichiarare che il radar di Potenza Picena non può essere definito sicuro per la popolazione e dovrebbe essere o spento o rimosso. Grazie. Un saluto. E ci avviamo alla conclusione di questo convegno e vorrei intanto ringraziare tutti i relatori che si sono sobbarcati questo lungo viaggio dal loro paese per portare il loro prezioso contributo di conoscenza. E questo convegno ha avuto il compito di mettere in relazione la emissione elettromagnetica del radar con le eventuali patologie presenti nella zona e voglio ricordare che fino a poco tempo fa, anzi fino ad oggi, questa possibilità di rischio è stata sempre occultata dalle istituzioni locali e nazionali. E questo convegno appunto è servito per fare il punto della situazione, apportare conoscenze scientifiche e costringere le istituzioni che sono preposte alla difesa della salute dei cittadini a prendere dei provvedimenti. E voglio ringraziare anche le associazioni che hanno speso tanto del loro lavoro per organizzare questo convegno, permettendo a questi valenti scienziati indipendenti che sono convenuti qui a portare il loro contributo prezioso alla conoscenza sui possibili rischi apportati dalle radiofrequenze. Grazie. Microfono. Grazie a tutti di aver partecipato. Ringrazio ovviamente i relatori per averci fornito notizie importanti e spero che le istituzioni che erano presenti, adesso non le vedo più, penso che almeno abbiano raccolto degli strumenti per poter operare al meglio il loro ruolo. Ringrazio la segreteria scientifica che è riuscita a organizzare questo convegno qui a Potenza. Per noi è stato un onore accogliere questi relatori di fama internazionale e dico solo una cosa, oggi sono stati protagonisti loro, però da adesso in poi dobbiamo essere protagonisti tutti noi, ognuno nel proprio campo, ognuno nel proprio lavoro, ognuno come cittadino che ha preso qualcosa oggi e dobbiamo portarlo, perché se aspettiamo le istituzioni purtroppo in Italia non stiamo messi tanto bene, però se ci muoviamo tutti insieme, ognuno per quel che può fare, credo che qualcosa si riesca a fare. Chiudo veramente ricordando delle parole. In questi giorni stiamo leggendo, forse, non si sa, il Presidente della Repubblica. Chi? Napolitano. E io
Vabbè, i commenti politici li lasciamo, grazie comunque professore. Volevo semplicemente chiudere con questa frase di Saragat quando aprì i lavori della Costituente, che disse: fate che questa Repubblica abbia un volto umano, perché laddove i rapporti non sono umani è solo la maschera di una nuova tirannide. Ora tocca a noi trasformare questi rapporti umani. Buonasera.